Giornata aretina per l'ex ministro dello sviluppo economico Corrado Passera. Il presidente del movimento politico Italia Unica ha prima visitato alcune eccellenze produttive del territorio, ha poi fatto tappa a Rondine per conoscere la peculiarità della cittadella, recentemente candidata per l'Italia al premio Nobel per la pace, e poi ha salutato il sindaco di Arezzo, uno dei pochi sostenuto ufficialmente dal movimento. In tutta Italia si sta radicando, in tutta Italia crea e stabilisce le sue porte, anche qui abbiamo fatto il coordinamento provinciale, abbiamo ad Arezzo tra l'altro uno dei nostri responsabili nazionali che è Giorgio Guerrini, e poi Arezzo fa parte di quelle città che hanno tutti i pezzi che possono fare grande l'Italia, cioè l'idea che ci sia cultura, turismo, agricoltura, impresa che ha saputo evolversi, insomma fa parte di quei luoghi dove io continuo a girare per non solo ricevere idee ma per cogliere energie da mettere a disposizione dell'Italia. Alla Borsa Merci di Piazza Risorgimento si è poi svolto il convegno La buona politica per la vera ripresa, nel corso del quale Passera si è soffermato ampiamente sulla situazione economica del Paese. Se togliamo l'effetto di una spinta giusta, positiva, reale della Banca Centrale Europea fatta di tassi bassi, di cambio molto vantaggioso, poi c'è il beneficio che ci viene dal costo dell'energia, siamo un paese che non si riesce a rimettere in moto. Per quello che io da anni ormai dico, bisogna dare una fortissimo impulso all'economia, ci vogliono almeno 150 miliardi di investimenti e naturalmente indichiamo i soldi dove trovarli, bisogna pagare finalmente i debiti della pubblica amministrazione che strangolano centinaia di migliaia di aziende, bisogna puntare su produttività, su apprendistato per i giovani.